Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati! Oggi, per chi state vedendo questa nuova posizionamento di camera, diciamo, di fondo, perché? Perché, come avete letto dal titolo, oggi ragazzi facciamo la prima tappa dello street food romano estivo. Perché? 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 Perché è iniziata l'estate e quindi si sono aperti parecchi posti di notte dove si beve, ci si diverte, si passa una serata in allegria, diciamo. Però questi sono solo posti che aprono solo d'estate, quindi perché iniziamo a fare questo nuovissimo format di street food romano estivo. Oh, voi mi dite perché però stai così? Perché ragazzi devo correre, che è mezzanotte e quindi devo andare subito a farvi vedere questo street food. Questo si trova su Viale Palmiro Togliatti, si trova precisamente nel parco di Madre Teresa di Calcutta. Comunque andiamo a vedere subitissimo ragazzi, ma prima di iniziare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutto il conto che dovete fare sempre, mi raccomando ragazzi, non vi stancherò mai di dirvelo, mi raccomando ragazzi. Quindi andiamo subito, che sennò qua se perdiamo troppe in chiacchiere ragazzi, andiamo subitissimo. Quindi, ragazzi, siamo arrivati e adesso entriamo. Infatti, come potete vedere, ci sono alcuni gazebi, non so se mi vedete un po' in controluce, però vabbè, ora andiamo subito dentro a vedere. Qua fanno gli arrosticini, raga, hamburger, gelati, raga, non vedi gelati pure. Poi c'è pure la frutta, raga. Vi faccio vedere una cosa, perché c'ho anche un po' di fame sinceramente. Quindi mi prendo una cosa da mangiare e una cosa da bere, ma io, e vi faccio vedere pure a voi cosa ci sta. Ragazzi, voi commentate qua sotto, scrivete, commentate cosa, di dove siete, innanzitutto, se anche dalle vostre parti fanno street food, cosa lo fanno. Ci sta un botto di roba, ci stanno arrosticini, hamburger, ho visto prima il sushi, un botto di cose, piadine, a che sa, friggitoria mi interesserebbe, mi stuzzica friggitoria, raga. Andiamo a vedere che se potremo via, dai, andiamo a vedere se potremo via. Quanto te non so capito raga? E quindi, ma da quanto tempo siete qua? Da 3 settimane. Per quanto tempo rimanete? Fino al 31 luglio, quindi raga, sbrigatevi a venire, che qua muove, non c'è che altro c'è sta. Dai, ci come ti chiami tu? Aurora. Aurora, saluta Aurora, ciao raga, ci vediamo dopo ma vado a fianco, c'ho de tequila, dai. Niente raga, quindi va tutto a ticket, come avete sentito. Tutto a ticket e ti orienti dalla cassa quello che ti serve, che è un piatto, e quindi il ticket va come tutto a ticket, da bere, da mangiare, tutto quello che c'è stato. Abbiamo avviato i ticket, mo me più gli arrosticini, me più 5 arrosticini e poi se andiamo a via un'altra cosa da bere, diciamo. Con gli altri due ticket se andiamo a via da bere, una cosa da bere, così se andiamo a via. Mo vediamo se potremo via da bere. Ragazzi, nel frattempo che aspettiamo gli arrosticini, mi raccomando, voi scrivete qua sotto nei commenti o qua dove si scrive, insomma. Se a voi vi piacciono gli arrosticini, vi piace, cosa vi piace via in questi posti di street food, cosa vi piace via, commentate qua sotto.
detto prima, qui siamo nel parco nel parco Madre Teresa di Calcutta. Siamo qui, abbiamo detto la tipa, che siamo fino al 31 luglio. Quindi ragazzi, vi dovete da sbrigare, vedi così. C'è sta pure la musica, ci stanno le giostine di ragazzini. Sì, un bel posto, ragazzi. Pronto gli arrosticini, ma andiamo a trovare un posto dove sederci che vi faccio vedere. Ah, posto. Niente ragazzi, questi sono gli arrosticini, questi i due ticket rimasti. Con questi se andiamo a pia, una cosa da beve, se andiamo a pia questi. Allora, faccio vedere gli arrosticini. Con una mano è scomodo, con una mano. Oh, eccoli qua ragazzi. Gli arrosticini, oh, 5 arrosticini, 2 ticket, vabbè. C'è sta, diciamo, c'è sta. Faccio vedere come sono. Alcuni non sempre, perché alcuni che ho assaggiato sono secchi, altre volte che mi è successo erano secchi, tipo croccantini dei cani erano, però questi invece vabbè li ha tirati fuori ora dalla brace, diciamo, quindi sono proprio succosi, sono di ora fuori da braccia, quindi anche salati, perché non sempre li salano, spesso col sale ci vanno stretti, ci vanno un momento, no? Lo danno così, invece diciamo così, li ha pure salati, li ho visti che salati. Arrosticini a mezzanotte, raga, è fantastico. Quindi ragazzi, mi raccomando, stanno qui, soprattutto Stambaradam, fino al 31 luglio, quindi se vi trovate dalle parti di Roma, vicino Viale Palmiro Togliatti, cercate Parco Madre Teresa di Calcutta, qua ci fanno da mangiare, da bere, poi vi faccio vedere pure da bere, voglio piena una cosetta così. Assepiamo una granita, assepiamo. Oh, melone e cocco. Facciamo melone e cocco, raga. Gratta che caro che ci sta fa a granita, mi raccomando raga, quando ok, prima entro il 31 luglio è fino al 31 state giusto, fino a fine luglio raga, venite a via una granita, a tequila e poi a tequila dopo, e via prima la granita poi a tequila, e questo a te dai, caro, grazie, buonasera, vabbè raga, vi saluta pure il gratta che caro, dai, oh, siamo piaciuti. Granita, melone e cocco, raga. Guarda, una cosa fresca, c'è sta una cosa fresca, te pigli una cosa da mangiare, te pigli la grattachecca o a birra, però a birra diciamo a mezzanotte, a birra. Ah, il cervello! Ah. Raga, ma pure voi quando vi state a bere a granita vi via il cervello, e così qua proprio forte. Sì, amore mio, ma se questa passa pure a quella. Questa è quella piccola. Questa è quella piccola che hai con un ticket. Con un ticket la granita piccola. Due ticket penso quella sia un bicchiere più grande, prima entro il 31 luglio
entro il 31 luglio, raga, venite qua, venite. Ma vedete, se con l'ultimo ticket riesco a piazza tequila. Non mi ricordo quanto ha detto, sinceramente. Famo... Oh, fai tu. Cioè, fai tu. Faccio rum e pera. Okay. Fai tu. Non è lì. Vai, raga. Fai rum e pera. Rum e pera. Classico. Sì, meno male che abito qua dietro, quindi la macchina faccio veloce. Io vado a casa! Pensavo peggio, sinceramente. Vabbè, dai, salutiamo la nostra amica. Vabbè, ciao. E a posto, raga, abbiamo trovato come consumare il ticket, abbiamo trovato. E che c'è sta dentro? Questo è col tonno e questo senza tonno. Uova, patate, tonno e olive, e queste uova e patate. No, proviamo il panino fritto. È un panino fritto panino. Francese. Ci hanno dato la ricetta dei nostri parenti francesi. Ah, cioè, vedi, ecco, vedi, c'hanno i parenti francesi. Cioè. Grazie mille. Niente, raga. Quindi quando venite qua, mi raccomando, andate a piazza il panino fritto Capiadina. Torniamo al nostro posto e andiamo a vedere come sto panino. Abbiamo finito i ticket. Ragazzi, vi faccio vedere. Oh, vediamo che c'è sta dentro. Sono curioso che c'è sta dentro, sinceramente. C'è sta dentro. Ah, ovè. C'è sta uova, sugo, olive. E uova, sugo e olive. C'è sta. Vabbè, buono. Poi vi faccio vedere com'è. Mi piace ungermi tutte le mani, mi piace. Buono, una cosa nuova, sinceramente, non ho mai mangiato una cosa del genere. Questa detta è una specie di una cosa francese, ha capito? Non è male, sinceramente, è particolare. È una cosa mai provata, sinceramente. Ma consiglio, perché è una cosa nuova, sinceramente. A Roma non ho mai mangiato una cosa in generale, diciamo. Vedete com'è? Vabbè, bello pieno, raga. C'è sta. Mi piace. Ora vediamo tutti questi qua giù. Li devo buttare tutti giù. Ya farò, ya potremo fa. Dai. Ho vinto, che mi regali? Guarda, una pistolina di queste, un domino, questo, la fionda. Vabbè, dammi. Se abbiamo il polipetto, dai. No,
Amer polipetto, fammi il polipetto, gli famo compagnia all'altro polipetto, gli famo. Dai. E vabbè ragazzi, abbiamo chiuso in bellezza con sto polipetto che vi saluto, vi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao cari!